tre pennelli non ordinari per foglie straordinarie. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi vi presento tre pennelli fuori dal comune con delle forme proprio strane. Vi faccio vedere come farli performare per creare delle foglie bellissime. Spostiamoci di là e vediamo quel pennello che foglia creerà. Ed eccoci pronti per provare i nostri pennelli dalle forme strane per fare delle foglie veramente facili e bellissime. Sono tre pennelli che hanno vari e svariati usi che noi oggi useremo con l'acquarello. Un pennello con setole trasversali e questo ha delle setole sintetiche in martora sintetica. Un pennello in martora sintetico vaio, anche questo. Questo è un pennello con serbatoio, cioè questa parte carica molta acqua e questa parte invece la distribuisce in maniera filiforme. È un pennello invece filiforme. Questo è un sintetico bronzo, quindi sono tre pennelli sintetici con tre utilizzi molto particolari. Sono ottimi nel campo del restauro, sono tutti e tre ovviamente di Tintoretto, ma sono molto belli anche per fare determinati tipi di foglie. Cominciamo subito e cominciamo proprio con quello col taglio obliquo. Prepariamo una bella tonalità di verde e andiamo a provare il rilascio colore di questo tipo di pennello. Per fare delle foglie con un pennello obliquo, la cosa da fare è poggiare il pennello dalla parte così più lunga sul foglio, fare un piccolo tratto, girare il pennello, schiacciare, tirare su, rigirare così e poi aspettate che rinfranco perché c'era poca, quindi schiacciare e tirare su, voilà, e fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi caricarlo per bene, partire sottili, schiacciare verso l'esterno e ritornare roteandolo tra le mani nuovamente su. Allora, e poi casomai con la codina del pennello chiudere lungo la linea mediana della foglia un po'. Riproviamo insieme. Allora, appoggio il pennello dalla parte delle setole più lunghe. Vado, schiaccio con le setole più corte sull'esterno, schiaccio, roteo e torno su e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi vado, schiaccio con le setole oblique verso l'esterno, roteo e torno su. E voilà. Ora ditemi se queste foglie non sono bellissime. Vi faccio vedere adesso a velocità normale perché io a velocità ridotta incespico. Allora, parto con la parte sottile, schiaccio verso l'esterno e torno sottile. Il lavoro che devo fare è questo. Guardate, il mio pollice e il mio indice fanno questo lavoro, quindi schiaccio, giro, torno, andiamo, è come un balletto. Allora schiaccio, giro e torno su, ok? Stessa cosa dall'altra parte, quindi vado, schiaccio e giro e torno su. Voilà. Voilà, ed ecco che il pennello dipinge al posto nostro, basta farlo scivolare tra le dita. Questa foglia è bellissima e si fa in un attimo. Queste foglie colorandole possono anche diventare tranquillamente dei petali. Proviamo adesso il pennello con serbatoio. Questo, diciamo,
che per le foglie lunghe è veramente veramente spettacolare. Allora, questo è molto semplice da usare, si rotea, si schiaccia e si tira su. Vi faccio vedere. Allora, si poggia, si rotea, si schiaccia, si tira su. Ok? Facile, facile, foglie meravigliose. Quindi immaginate un gambo e voilà. Partiamo col gambo sottile, quindi schiacciate, roteate e tirate su. Meraviglioso! Potete anche accordare più foglie allo stesso gambo e roteare anche in versi differenti, quindi con verso esterno e con verso interno. Guardate in un attimo che composizione di foglie riesce a fare questo pennello spettacolare. Molto, molto bello. È molto molto facile. Proviamo l'ultimo pennello, questo a setole da 2 centimetri, anche questo bellissimo, di una bellezza infinita, e anche questo molto semplice da usare, perché questo va, non va roteato, va solo schiacciato, quindi si parte leggeri e poi si schiaccia e si tira su. E voilà, quindi si schiaccia leggeri, si parte leggeri, si schiaccia e si tira su. E adesso facciamo una foglia più composita, quindi un gambo leggero, schiacciamo all'apice e tiriamo su. E ora, partendo dal gambo leggero, schiacciamo all'apice, tiriamo su, partiamo sempre dal gambo leggero, schiacciamo e tiriamo su, partiamo dal gambo leggero, schiacciamo e tiriamo su. E voilà, no, ditemi se non è fenomenale. E voilà, una foglia di palma è pressoché fatta, è pressoché fatta con questo tipo di pennello. Ed ecco quindi 3 pennelli dalle forme strane per fare delle foglie meravigliose. E allora, qual è il vostro preferito? Quello con la punta obliqua, quello con il serbatoio o questo filiforme? Fatemelo sapere qui sotto tra i commenti, ma soprattutto andate a cercare i pennelli con questa forma. Io ho usato i Tintoretto e vi dico che sono fantastici, ma queste forme ce le hanno tutte le case di pennelli, quindi andate a cercarli e li troverete su Amazon. Se trovi il link ve li metto qua sotto agevolmente. Bene, il pennello è uno strumento che aiuta a dipingere. Oggi ne avete avuto conferma. Lasciatemi scritto qual è il vostro, ma soprattutto se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su. E noi ci vediamo subito dopo per qualche chiacchiera aggiuntiva. Bene, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao!
Visto che belli i nostri pennelli e che foglie spettacolari riescono a creare, bene, allenatevi e sbizzarrite la vostra creatività e postatemi le vostre foglie sulla pagina Facebook di Arte per Te e sulla pagina Instagram taggandomi come Arte per Te. Mi trovate su tutti i social, infatti, con questo nome. Bene, se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su, una condivisione e noi ci rincontriamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!